Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per continuare la nostra, per voi che state seguendo, esperienza con Twin Mirror qui su PlayStation 4, questo gioco che abbiamo visto appunto nel primo episodio di domenica scorsa per quanto riguarda appunto il secondo episodio. Oggi eccezionalmente, visto che questa settimana è stata abbastanza vuota sul mio canale, ho deciso di registrare di sabato, per cui vedrete questo terzo episodio di sabato. Eravamo rimasti appunto al nostro Sam, tornato ovviamente nella sua città d'origine, Basswood, per il funerale del suo amico, dello suo storico amico, e poi è successo un po' di tutto nello scorso episodio in cui si era alla veglia funebre di Nick. Appunto Sam aveva incontrato un bel po' di personaggi che non vedeva da tempo, e poi il secondo episodio si era chiuso dopo che lui aveva trovato la sua camicia insanguinata. Ora vedremo un po' gli sviluppi di tutto quello che appunto è successo. Ovviamente lo sto giocando per la prima volta anch'io, ragazzi, quindi insieme a voi scoprirò quello che è successo al nostro Sam qui in questa città abbastanza tetra e scura, Basswood, con tutti questi personaggi che ci hanno fatto conoscere e che impareremo a conoscere ancora meglio. Ecco, ora Sam, cioè dobbiamo cercare di scoprire che cosa è successo. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Ecco sempre il nostro fantasma interiore che poi ovviamente scompare, che ci dice più o meno quello che bisogna fare. Ci consiglia, ma ci sta sempre accanto. Conti di Ethan. I doubt Ethan's account somehow led to the blood on my shirt. Ethan and his parents. And I'm guessing that's his sister. He always thought they'd run the bar together. I remember seeing this before, a long time ago. Diario aggiornato. Allora, c'era stata una grande festa al Coal Miner's Haven quando Ethan lo aveva rilevato. Le aveva lavorato. Ah, ecco chi è Ethan. Ragazzi, giocandolo a quasi una settimana di distanza, dimentico anche un po' i personaggi, ma praticamente Ethan è il proprietario del bar. Il bar era pieno zeppo quella sera, l'intera Basswood si era riunita per festeggiare tutti i tranni celesti, la sorellina di Ethan, che non è mai arrivata. Quindi dobbiamo indagare un po' su Ethan, ovviamente. Ci troviamo qui in questo sgabuzzino, questo magazzino. Prodotti per la pulizia. Porta principale. Apriamo? Ma sì. Whoa. What happened here last night? First, look around, figure out what happened. E appunto, dobbiamo scoprire che cosa è successo ieri sera. Perché appunto Sam era tornato, insomma, era andato in hotel o a casa. Con questa camicia rossa, camicia celeste insanguinata, il rosso era il rosso del sangue. Ethan si è messo a pulire, ma prima e dopo dovevamo scoprire un po' le prove di quello che è successo in questo bar, questo pub. Pavimento appiccicoso, alcol evaporato, forse è stato rovesciato e si è rotto una bottiglia. Ecco altre prove. These were sent scattering. Someone thrown into them? It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night.
cocci di vetro, di bottiglie. Ripped. Did this happen yesterday or was it always like that? Put not this clock off the pillar. L'orologio caduto. Jukebox. Cabinato arcade. Ah, si può giocare? No, vabbè, figata. Cioè, posso giocare a Pac-Man. Sto giocando, ragazzi. Eh no, sono morto. Vai, usciamo, chasing dai. And being chased by ghosts. Ah, ecco, mi dava un trofeo. Questa è la batteria. Altre prove? Ah, un altro indizio. Did I do this? Sorry, Nick. Sì, allora siamo in modalità detective. Sam in modalità detective. Pavimento appiccicoso, l'avevamo già visto. Vediamo se ci sono altri indizi. O dobbiamo uscire. Vediamo se ci fanno uscire. No, non ci fanno uscire. Quindi dobbiamo raccogliere altri indizi. Di qua non ci fanno andare. Qui nemmeno. Allora deve essere qualcosa al bancone. Perché di cui abbiamo camminato abbastanza. Mazza da baseball. La cassa sembra intatta. Ok. Bottiglie di alcolici, le abbiamo già viste. Qui non ci fa tornare indietro. E allora è tutto qui, ragazzi. Dobbiamo scandagliare tutto il pub. Queste non ce le fanno prendere. Indagine. Allora, prima nella mia stanza ho avuto un attacco di panico, disidratazione, dolore, l'ansia di trovarmi di nuovo a Bestwood. Il sangue sulla mia camicia non ha aiutato. Non riesco a ricordare cosa è accaduto ieri sera. Mi sono sempre fidato della mia memoria, della mia mente. Non possono abbandonarmi proprio adesso. Devo ripercorrere i miei passi, ricostruire che cosa è successo. Scoprire che cosa è successo ieri sera. E questo l'abbiamo capito. Questi sono i vari personaggi. Vediamo se c'è proprio lui, Ethan. Eccolo. Un barista che ascolta più di quanto parla, questo avevamo già visto. Il bar di Ethan è l'unica attività di successo a Bestwood. Chi ha detto che tutte le famiglie felici si somigliano, mentre quelle infelici lo sono ciascuna a modo suo? La famiglia di Ethan non ci ha messo molto a trovare la propria infelicità. Ethan ha comperato una bottiglia di superalcolico esotico quando ha rilevato il bar. Vabbè, allora bottiglia qui, che bisogna fare? Non ho capito che cosa bisogna fare. Oltre che trovare degli indizi.
Perché altro non ci fanno fare, uscire non ci fanno uscire. Però qui diceva sono stato io, forse il problema è questo. Non ci dice più nulla qui. La batteria non dice nulla. Oh, l'abbiamo girato tutto il pub, ma pavimento appiccicoso, l'abbiamo capito. Vediamo di nuovo qui. Una bottiglia di superalcolico esotico quando è arrivato il bar. E forse allora il fatto è qui, la soluzione è appunto nella bottiglia. Ecco. Forse che è qui. They might have fallen off the table. Forse che some people got rowdy last night. Eh sì, l'abbiamo capito che c'è stata una rissa, ormai l'abbiamo capito, però. They might have fallen off the table. Eh sì. Seems some people got rowdy last night. Ecco. I ended up drinking alone. So who brought that second glass? It seems there was a fight. That could explain the blood on my shirt. Ecco, c'è stata una rissa al pub. That I was involved? I won't be able to find out without more evidence. Abbiamo capito che c'è stata una rissa al pub ed è coinvolto proprio il nostro Sam. La camicia insanguinata, ecco qui. Ecco. Bottiglie vuote. What a mess. Hope this wasn't me. Definitely not the wake Nick would have wished for. Si sono presi ammazzate nella veglia di Nick. Povero Nick. Biglietto. Leggi. Yukirkland. Ah, ecco il farmacista. Farmacia di Bestwood. Main Street 867. Bestwood. Bere molta acqua per il mal di testa. Ok. Aggiungi indizio. Hugh's business card. Wonder why it's here. Questa l'abbiamo capito, la birra. La birra in altre bottiglie vuote. Biglietto da visita che abbiamo già letto. Quindi c'entra anche il farmacista Jur Kirkland. Vediamo se ci sono altri indizi. Mazza da baseball, meglio ignorarla. Le bottiglie d'alcolici, non so di quale di queste sia stata di troppo, forse già la prima, vabbè. Sì, questo è il bancone, non ci fanno andare indietro, quindi gli indizi sono tutti qui. Scusate ragazzi, ma è la prima volta che, cioè, questo pezzo lo gioco da solo, la prima volta che lo gioco anch'io, quindi devo scoprire un po'. Ethan si è messo a pulire, ma prima o dopo? Questa l'abbiamo già vista. Vediamo un po'. Scopri cosa è successo ieri sera, me lo dà spuntato. Ora devo raccogliere le prove sull'aggressore. Le prove sull'aggressore, bisogna vedere un po'. Ah, Hugh Kirkland, vabbè, appena arrivato in città, ok. Dobbiamo trovare le prove sull'aggressore, ragazzi. E dove le troviamo? Forse il jukebox. Ah, ecco, cappello. Joel's hat.
Maybe we ended up having it out after all. Vediamo se sono state aggiornate. Joel, cappello di Joel. Dov'è Joel? Eccolo. Tutti i minatori di Basswood hanno perso il lavoro quando ha chiuso la miniera. Meglio non provocarli. Il cappellino è qui, il jukebox non mi fa far nulla. Il cabinato, qui si può giocare. No, no. Chasing and being chased by ghosts. Altri indizi? Mi sa che non ce ne sono più. No, devo vedere solo sul muro, credo. La situazione si fa sempre più intricata. Qui è sempre uguale, ragazzi. Qui l'abbiamo già visto. Il sangue? Non me lo fa esaminare, però. It might have fallen off the table. Vabbè. Seems some people got rowdy last night. Ah, dobbiamo esaminare qui. Braccialetto, aggiungi indizi. DG, Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Wouldn't surprise me. I think I've seen enough, just gotta think it through. Could be the same blood that was on my shirt. Fiori. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. Could be the same blood that was on my shirt. E poi? Allora, c'è sangue, vaso da fiori rotto e fiori. Quel che altro c'è? Nient'altro. Questi sono tre, allora, tre indizi. Vediamo se ci sono altri qui. No. Premi R1 per entrare nel palazzo della memoria. Ecco. Finalmente. Ecco il palazzo della memoria. At least I can always count on this place to make sense. Questo mondo immaginario molto affascinante. I just need to think it through logically, throw out impossibilities until only the truth is left. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through, find out what really happened. My memory ends here, but there's two glasses. Who was here with me? Allora, devo ricostruire la rissa ora. Vediamo come la ricostruiamo. Rispondi alla domanda per iniziare a formulare un'ipotesi. Dobbiamo formulare un'ipotesi, vediamo. Se ci sono gli indizi anche qui. Biliardo. Dietro il bancone mi fanno andare? Sì. No. No, non mi fanno andare. Allora è qui. Per iniziare proprio dal bancone. Dove è iniziata? Beh. Ah, ecco. È iniziata qui. Proprio al bancone. Was drinking on my own.
and someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. If I figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Dove si è spostata la vista? Verso la colonna. O verso l'entrata, verso la colonna. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Ecco, andiamo a vedere verso la colonna. Allora, al bancone, sul palco, credo. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. That could be it. But I still have to figure out who was sitting next to me. Ah, vorrei scoprirlo anch'io. Chi era coinvolto? Joel, quindi il cappello. Hugh, il biglietto da visita. E Dennis, il braccialetto. Forse Dennis. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. Confermiamola. I have the complete picture now. Ecco. You know, the man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Ah, yeah. And who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch? You don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. But not here. Sam. Meet me later at Sam. The... Abbiamo rivisto quello che era successo nella serata. Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if... You can't tell. What I know for sure is, if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, vado well, via. Tell Meglio him you're here to apologize via. About last night. You trashed up his bar and then broke in. I don't have time to lose explaining myself to Ethan. Meglio andare via in questi casi. Lo so, può sembrare da codardo, ragazzi, però... In questo caso è meglio andare via dopo quello che era successo la sera prima, dopo il litigio con Dennis. Il bello di questo gioco è che mi ha fatto ricostruire la rissa e scegliere magari con che stato. Poi questo ovviamente condizionerà il proseguo di tutto il gioco. Quindi questa cosa devo dire che mi piace molto di questo gioco. Un gioco che sto giocando a tratti, non lo sto giocando tutti i giorni, una volta a settimana più o meno. Però devo dire che mi sta prendendo. A me questo tipo di gioco, ragazzi, come avevo già detto negli altri due gameplay, piace molto. Sono contento che qualcuno di voi lo stia vedendo e, insomma, stia piacendo. Vediamo un po' come continua. Continuiamo tra poco questo terzo episodio di Twin Mirror. Vediamo un po' cosa succede al nostro Sam. Centro di Bestwood, saranno dei ricordi? I come back on the town's Miner's Day celebration. Well, you always did have great timing. No time to dwell on that. È vero, ragazzi. Tempismo perfetto. You tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? There's that coffee date with Anna. Anna might have to wait. I want to see if anyone has seen Dennis first. I don't know. I'll play it by ear.
Just remember she's expecting you. She's extending the olive branch. Don't drop it. Allora, praticamente... Might as well ask if anyone saw Dennis. Lui ora vorrà chiarire con Dennis, credo. Allora, chiedi di Dennis. Vediamo i personaggi. C'è qualcosa di nuovo su Dennis. Allora, Dennis è responsabile del lead del giornale per cui lavoravo. È un uomo incattivito dalla vita, un tipo solitario che non ha molti amici a Bestwood. Nemmeno io del resto, ma non per questo siamo spiriti affini. Dennis si è comportato da stronzo ieri. Ha insultato sia Nick che Anna. Quanto forte lo avrò picchiato. Interessante sta cosa. Io e Dennis ci siamo ubriacati e poi ci siamo picchiati ieri sera. Ha fatto insinuazioni su Anna e Nick, soprattutto su Nick. Mi ha chiesto di seguirlo in qualche posto. Devo trovare Dennis per ricomporre i pezzi del puzzle. Qualcuno in città saprà dirmi dove cercarlo. Ok, allora, vediamo un po'. Vediamo dove andare a cercarlo. Qui? No. Meno male che corriamo ora. Camminare piano, sinceramente. Ah, là. La città è a nostra disposizione. Vediamo un po' chi andare a trovare. Qui c'è Joan. Citazione di Mark Twain. Sono lieto di vedere che i giovani apprezzano ancora i classici. Parlare con Joan? Ma non credo, ragazzi. Oppure potrebbe sapere qualcosa su Dennis. Vediamo. Now doesn't seem like the best time to bother. Non sembra il momento giusto, quindi meglio lasciamola disegnare. Questa ragazzina già ha perso il suo papà. Crea altri problemi? No, eh. Tracks and Tunes, negozio musicale. Andiamo qui. Un negozio. Vediamo se qualcuno sa di Dennis. Cos'è un drugstore? Un negozio classico americano? Yo, get out the way! Sorry about that. Yeah, yeah. Asshole. That's enough. Pure. Vabbè. Ragazzini del cavolo. Kathy and Hugh were both at the wake. I should talk to them. Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs. Tara. No, però vorrei parlare con Katie. Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. E allora con chi parliamo? Belli questi ciondoli. Manifesto della festa dei minatori. Miner's Day always ends up exactly the same. Relaxing in its constancy. Eccolo Hugh, farmacista. Beh, ci va a parlare, sì. Vediamo se scopriamo qualcosa. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly, I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Honestly, I don't remember last night. You saw me blackout drunk. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl, I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys. But you would have none of it. Sorry about that.
The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. How do you figure? The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover, but I find in some cases, time is the best medicine. Vabbè, sì, ragazzi, se ricordate l'articolo che ha scritto tempo fa, appunto Sam, che è un giornalista, sulla miniera di Basswood, non era stato apprezzato da tutti. Però il farmacista ci dice che abbiamo fatto bene. A pill pusher who doesn't want to push pills. That's a new one. Everything is poison. All that matters is the dose. Now you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? I have to ask. Why move here, of all places? You know, here, Basswood. A blink and you miss this town. People move out of Basswood, not in. The town I used to work in had 100 other pharmacies in it. Oh, you'd make sales. But you don't get to know anyone, ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. A sto punto, c'entri con la festa? I heard you're helping out with the celebration today. Naturally. It's the town's biggest homegrown tradition. I've become quite a fan myself. I never got into it. No. A celebration of hard work and building something with your own two hands? It's quite romantic. I'm from Florida myself, but it has that universal appeal. If it works for you. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? E perché dovrei chiedere io a Walter qualcosa? Magari saprà qualcosa sulla rissa, non lo so. Ma diciamo sì. What is it? I knew I could count on you. I was hoping the Basswood Jungle could run a piece about me. You see, some of the older folks see me as an outsider still. Can't say I'm surprised. I'll try and remember to ask next time I talk to him. I really appreciated the chat, but I'm afraid it's time I get back to work. Do come see me again. Ecco, diario aggiornato. He looks like those doctors. Sembra uno di quei medici della pubblicità. Allora, diario aggiornato. Allora, chiedi di Dennis, però io non ho chiesto qui in questo caso di Dennis, però leggiamo di Hugh che cosa dicono. Ha una buona opinione sul mio articolo, crede che sia stato utile. Forse è il solo a pensarla così in città. Del resto non è cresciuto qui, infatti non è del posto. Vediamo un po' se questa invece parla, sa qualcosa. Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. Hey, Kathy. Yo, Sam. What can I do you for? Direttamente, andiamo diretti. Hai visto Dennis? Dennis hasn't come in today, has he? Dennis? I haven't seen him since last night. Why? You looking for trouble? Last night we got into a fight. Like a fist fight. Really? I'm sorry, I missed that. You could both use the thumping. But I left early to go check on Joan. Did you have to say that fantasy about her father being murdered was real? That's not what I... I just want her to be a little girl. Not a little Sam Higgs. Sneaking around and getting into trouble. And now all she can talk about is how you're gonna prove that she's right. Sorry. I know it's not your fault, but I just don't... I don't know what to do with her. She's my daughter. And I feel like I'm losing her. Cool. I gotta go. If the boss sees me John instead of working, I'll get an earful. No one in here was much help.
Adesso andiamo via da qui. Andiamo fuori. Andiamo a cercare di trovare sto Dennis. Se qualcuno sa qualcosa, ovviamente non potevamo trovarlo subito. Qui è una cittadina in cui tutti si fanno i fatti propri, è una cittadina così, insomma. Classica cittadina americana, piccola cittadina, dove succedono cose, ma ognuno... Cioè, succedono cose, ma nessuno sa niente, dai, diciamo così. C'è omertà. Oppure, almeno sapevano di questa zuffa di ieri, insomma, della sera prima, tra Dennis e Sam. Però vediamo un po' se riusciamo a trovarlo, sto Dennis, in questo terzo episodio. Allora, questo era un negozio. Now I can't just have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Cosa. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of, you're still in town. You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. Huh. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. Takes a while to clear it out. That person you were talking to? Who's that? A lost soul. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I try to be understanding, polite, but it's hard when no one is polite back. People call you pig or fascist just for doing your job. Then they go and do things like deface the whole town. And I'm the asshole? Declan, I've got places to be. Right. Don't need me gabbing at you all day like I was Christina or something. Woo! That girl can talk. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. Diario aggiornato anche qui. Andiamo a vedere lo sbirro qui, Declan. A volte è difficile capire se Declan vuole solo prevenire una rissa o se ha voglia di menare le mani, purtroppo. Allora, andiamo ancora in giro per la città. No luck so far, but I should keep digging around. Someone must have seen Dennis. Devo tornare, si va di lì. Devo tornare indietro. Ok, non mi fa andare da lì. Best food jungle. Non si può andare dentro. Dobbiamo cercare questo Dennis, ragazzi. Questo episodio è un po' incentrato su quello che era successo la sera prima e sul litigio con Dennis. Ci sono delle parti della città in cui non mi fa andare. Qui c'è Joan, ma meglio non parlare con lei. Now doesn't seem like the best time to bother her. Questo è di nuovo il pub. È dipendente, con questa si potrebbe parlare. She pulls the look off a lot better than I could. Hey, don't remember seeing you in town before. Passing by? I suppose. I grew up here. Been gone for a couple of years. I'm not staying long. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. She pulls the look off a lot better than I could. Non ci è utile.
Questo è il dipendente del bar, giustamente, che cosa ne può sapere? No luck so far, but I should keep digging around. Ah no, nemmeno di qua. Allora la soluzione è qui. Vediamo se ci fa andare in questa villa qui, in questo parchetto. Joe. Losing his legs seemed like the end of him, but he bounced back. Man, he's a rock. Il minatore. Joe. Sam? You old bridge jumper, how you been? What's the calendar say? 2 years, Joe. It's been 2 years. Too long. Heard you showed up yesterday. Boys give you trouble? Maybe a little. But don't worry. It's hard for me to blame them. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I could just grab anybody on the street. Dennis actually enjoys a man's sport. But non ho visto nessuno, sto Dennis. I haven't seen him. Come mai non eri alla veglia? I noticed you weren't at the bar last night. Went home after the service. Your cripple takes it out of you. Normally I'd be rotting away in my recliner, but I like to come out, see the decorations, pay my respects to old iron here. This town's been a mining town before I was born, and it'll be one after I die. Mamma mia, che it's good to get out and celebrate your roots every now and then. I don't have the same perspective on Miner's Day that other people have. No, I suppose you wouldn't. So, how have you been holding up? Terribly. But Anna keeps me young. How'd you ever let her get away? You probably know better than me. I heard all about it. Still, I always liked you. Straight shooters are a rare breed these days. I like a man that can look me in the eye and say what he means. I have places I need to be, but it's good to see you. Just promise you won't wait 2 years before saying boo again. I'll do my best. Joe has no idea where Dennis went. Someone must have seen him after the fight. Ma chi? Troppo poveri per restare, troppo poveri per andarsene. Un ottimo titolo per un articolo. Anna dovrebbe raccontare la storia di Nicole. È paradigmatica. La storia di Nicole è paradigmatica di Basswood. Ok. Poi c'è Joe. Joe è il padre di Anna, è un ex minatore. È stato l'incidente di Joe a spingermi a scrivere la miniera. Eppure non ce l'ha con me, nemmeno per aver deluso sua figlia. A volte credo che mi consideri ancora una brava persona, oppure nasconde bene il suo disprezzo. Dobbiamo cercare ancora allora. Penso da qui. Ma qui torniamo a dovere la macchina. Quindi a sto punto non ci resta che parlare con Joan. Però io direi che per questo terzo episodio, ragazzi, possa bastare. Io, insomma, abbiamo ricostruito un po' la rissa che c'è stata durante la veglia di Nick al pub con Dennis, che però abbiamo cercato invano per ora, non siamo riusciti a trovarlo. Sicuramente spero lo troveremo nel prossimo episodio. Io spero che questo episodio, anche se un po' più lento, vi sia piaciuto e che questo gioco vi stia piacendo. Fatemelo sapere nei commenti, ragazzi. Io come al solito vi ringrazio per aver visto il video. Ci vediamo al prossimo episodio di Twin Mirror. Ciao ragazzi.